Si chiamava Molly Russell, aveva solo 14 anni di età e si è suicidata. Il papà oggi accusa Instagram di essere il responsabile della morte della figlioletta, che si è verificata la morte nel 2017. In particolare, il papà avrebbe detto: Instagram ha spinto mia figlia a uccidersi. Ian Russell non ci sta e alla BBC se la prende col social in questione. Guardando i profili social della figlia, infatti, avrebbero scoperto immagini piuttosto inquietanti gli inquirenti e con riferimenti chiari a temi come l'autolesionismo e addirittura il suicidio. Adam Mosseri, capo di Instagram, però ha dichiarato che la società non può mettersi da sola a risolvere il problema del bullismo del web e di immagini sensibili. Ha fatto sapere che mentre vuole proteggere gli utenti di Instagram da diventare depressi, la piattaforma non è però capace in grado quindi di impedire alle persone di pronunciarsi nel dire cose brutte, cose negative, cose brutte, quindi cattive. Il bullismo esiste da molto tempo, dice l'uomo, è cambiato e si è evoluto con il web. Come molti altri problemi, il bullismo è più ampio di Instagram ed è per questo motivo che è difficile da controllare. Instagram ha risposto alle accuse del papà di Molly, facendo sapere che proibisce il contenuto che promuove o glorifica l'autolesionismo o il suicidio e cerca di rimuovere quei contenuti che vanno a offrire cose come queste. Però, diciamo così, che ha ammesso anche le difficoltà nell'andare a identificarli. Osserva ha fatto sapere che i post che in qualche maniera hanno il più alto numero di mi piace e di visualizzazioni, infatti, sono molto più semplici da individuare rispetto agli altri, o meglio ad altri. Di ciò penso che anche io ne sono convinto, ma credo anche voi. Iscrivetevi se vi va, commentate, datemi la vostra opinione, non siete timidi. Un caro salutone a voi, da narratore italiano, e iscrivetevi se vi va.